Buongiorno a tutti, signori. Buon lunedì 7 agosto 2023. Però vi vedo troppo tranquilli, troppo rilassati. E quindi voglio subito esordire con un dato, cioè mancano 13 giorni esatti a Udinese-Juventus. Paura, eh? Come diceva una volta Lucarelli. Sabato sera invece amichevole tra Juventus e Atalanta, in cui sicuramente ci sarà da divertirsi. Vedremo se riusciremo a fare una live reaction oppure semplicemente ci sarà il commento in video magari il giorno dopo, perché sabato d'agosto, l'ultimo weekend prima dell'inizio del campionato, mi piacerebbe se possibile anche cercare di tenermelo libero, però non è detto che ci riesca, quindi nel caso invece ci vediamo con tutto l'iter, la prassi solita, perché poi si ricomincia a fare sul serio, quindi mi piacerebbe riposarmi almeno un ultimo weekend. Vediamo se saremo in grado di farlo oppure no. Eppur si muove qualcosa, piccolissimo, perché fino adesso è un mercato, sembra che nemmeno sia cominciato, no? Per la Juventus, diciamo così. Però Facundo Gonzalez è arrivato alla Continassa, il giocatore ex Valencia è arrivato a Torino per sostenere le visite mediche, molto probabilmente ripartirà presto perché dovrebbe essere prestato, e ancora una volta c'è la Salernitana di mezzo, quindi un vero e proprio asse tra Juventus e Salernitana. Nicolussi Caviglia, nella seconda parte dell'ultimo campionato, che potrebbe ritornare a Salerno, così come potrebbe rimanere alla Juventus alla corte di Massimiliano Allegri, forse pure Fabio Miretti, di cui abbiamo discusso negli ultimi giorni, e ora anche Facundo Gonzalez, che era comunque stato cercato in precedenza dalla Salernitana, potrebbe finire lì. Questo è un colpo intelligente perché è un esborso di circa 2 se non 3 milioni di euro al massimo, quindi stiamo parlando di una cifra tranquillamente investibile sul mercato, con un giocatore che magari in questo momento non è ancora pronto per essere un titolare della Juventus, ma che potrebbe far parte del reparto il prossimo anno, quando Rugani, Bonucci, Alessandro se ne andranno, perché andranno a scadere i contratti. Quindi tanto te lo prendi, te lo tieni in casa, lo presti e poi l'anno prossimo lo valuti, magari anche l'anno prossimo, non subito come titolare se non sarà pronto, però può essere un giocatore che può iniziare a girare nelle gerarchie. Ora quest'anno c'è da monitorare un po' Wiesel, perché nel precampionato è stato divino, un classe 2005 che sembrava giocare con la classe e l'esperienza di un veterano. Dovrebbe essere lui l'aggregato alla prima squadra, tanto che De Winter è sul piede di partenza, come Ache sembra essere direzione Udinese per Ache, anche per De Winter se n'era parlato, poi c'è anche il Genoa a tenere d'occhio. Insomma, la Juventus sul fronte delle uscite si sta muovendo abbastanza, diciamo così, sta cercando di limare un po' gli ultimi dettagli. Però sul fronte degli acquisti invece siamo sempre lì. Attenzione che quindi, dato che avevamo parlato di un centrocampista e si era parlato di Kessié, che è finito in Arabia Saudita, poi voglio fare una piccola chiusura sul finale parlando proprio di Kessié, sull'Arabia e di tutto quello che sta accadendo, ecco quel nome di McKennie, magari anche con la partenza in prestito di Miretti, potrebbe tornare utile, attuale. Addirittura sembra che Massimiliano Allegri sia stato colpito da questo precampionato di McKennie e che voglia trattenerlo alla Juventus. Io non sono assolutamente d'accordo, anche perché ha un contratto in scadenza nel 2025, quindi se non lo vendi oggi difficilmente potrai farlo l'anno prossimo alle tue condizioni, perché poi diventa un giocatore in scadenza, dopo 6 mesi può parlare un po' con tutti e quindi diventa anche un po' un problemino. Però, dato che si era parlato comunque di centrocampisti, nelle ultime ore dovesse poi uscire effettivamente McKennie, si è parlato anche di Amrabat, giocatore della Fiorentina. Per parlare di Amrabat dobbiamo fare un passo indietro, perché qualche settimana fa avevo parlato di Kop Meiners, che in questo momento sembra essere vicino quantomeno a trattare in modo serio con il Napoli per circa una 30 milioni di euro, quello che si mormora. Quando aveva cercato la Juve si parlava di 40 se non 50, adesso siamo sull'ordine di 30, secondo me 30 è un prezzo basso, destinato a crescere, però vedremo. Però vi dicevo che Kop Meiners è uno di quei giocatori, pochi giocatori, che in Italia mi fanno dire: sai cosa, anche se in questo momento non comprerei in Italia, beh, per questo fare uno strappo alla regola. Amrabat non dico che sia ai livelli di Kop Meiners come riferimento personale, però è un giocatore che quest'anno ha dato veramente dimostrazione di essere un giocatore di livello, l'abbiamo visto anche al Mondiale, ha fatto un ottimo Mondiale, con la Fiorentina ha fatto un ottimo campionato, è un giocatore molto importante Amrabat. Io me lo immaginavo in club di un certo livello, anche in Premier League, pensavo potesse essere uno di quei nomi, infatti con la Premier comunque sta dialogando, ma non sembra aver trovato un po'
l'accordo definitivo con i club che l'hanno ricercato, e quindi potrebbe diventare un nome per la Juve. Beh, noi lì cerchiamo, no, un giocatore, perché abbiamo detto tante volte che davanti alla difesa o ci adatti Locatelli oppure la Juventus in questo momento non ha un vero e proprio riferimento come lo vorrebbe Max Allegri. Rovella ci può giocare, punto di domanda? La risposta è sì, ma vi ho già detto nelle settimane precedenti che secondo me Rovella nella testa di Allegri è più una mezzala, andare a sostituire uno tra Fagioli e Rabiot, che dovrebbero comunque recuperare per la prima partita del campionato, quindi tra 13 giorni contro l'Udinese, primo appuntamento ufficiale. Bisogna iniziare a fare dei punti. Però Amrabat è un giocatore molto molto interessante, che mi piacerebbe alla Juventus, sono sincero, poi bisogna vedere quanto, perché poi la Fiorentina di solito è una squadra che quando viene contattata la Juventus aggiunge, non lo so, tipo il 3, il 4, il 5% del valore del cartellino soltanto perché l'ha chiamata la Juve. Ecco, se vi dicevo che comunque Koppender sono di quelli per cui farei un'eccezione, forse Amrabat non farei l'eccezione solo per non darla vinta ancora una volta al simpaticissimo presidente della Fiorentina, che ogni volta non perde occasione per ringraziare la Juventus per tutti i milioni che ha messo a bilancio negli ultimi anni con delle operazioni di mercato che hanno permesso alla Fiorentina di essere attiva sul mercato con diverse operazioni. Quindi se proprio proprio eviterei soltanto per questo, non per il valore del giocatore. Attenzione che prima parlavamo di contatti, no? McKennie scade nel 2025, quindi potrebbe essere contattato da qualche club magari a gennaio, tra un anno e mezzo, perché poi può firmare liberamente con tutti. Ecco, la polemica del giorno è quella inerente al Corriere, mi pare, che avrebbe evidenziato questi contatti tra la Juventus e Lukaku già a marzo, e ovviamente questi contatti andrebbero a violare le normative UEFA, perché non puoi parlare con un giocatore senza che il club di appartenenza, il club detentore del cartellino, ti vada a dare la possibilità di farlo. E questa cosa, voglio leggere esattamente il trafiletto nell'articolo di Fabiana della Valle di Gazzetta dello Sport, dice: non solo in casa nerazzurra ci si domanda se la trattativa già esistente con la Juve possa aver influenzato la prestazione di Lukaku in finale, visti i gol sbagliati. Credo che in casa nerazzurra possano stare tranquilli, perché il fatto che ci si domandi questa cosa della casa nerazzurra mi fa quasi pensare che sia stato richiesto proprio da fonti Inter di inserire questo trafiletto. Siccome in casa nerazzurra possono dormire sonni tranquilli, perché mi pare di aver visto diverse partite di Lukaku, a maggior ragione anche in questa stagione, in cui quei gol sbagliati erano comunque presenti anche prima di marzo, anche prima dei contatti con la Juventus, quindi possono stare tranquilli. No, è semplicemente che Lukaku non è un cecchino infallibile, infatti stiamo parlando di un giocatore che il Chelsea ha messo fuori rosa e che si sta litigando Juventus e Inter perché? Perché è la classica occasione di mercato, perché è fuori rosa dal Chelsea, perché non riesce in Premier League ad essere inserito all'interno di quel progetto, ed è anche uno dei motivi per cui secondo me la Juventus dovrebbe tenersi ben lontana da Lukaku. Attenzione che nelle ultime ore si è parlato anche di Dusan Vlahovic al Bayern Monaco. Al Bayern serve una punta, al Real serve una punta, PSG l'ha già presa, Real potrebbe andare su Mbappé, Bayern Monaco sta cercando di trattare Harry Kane. Se si chiudono queste due porte, ho paura che poi possa rimanere solo il Chelsea, e quindi poi nel caso bisogna andare incontro davvero a Romelu Lukaku. Però penso di poter tranquillizzare gli amici interisti: no, Lukaku non ha sbagliato appositamente i gol in finale di Champions perché stava parlando con la Juventus, li ha sbagliati perché probabilmente in quel frangente non era al livello adeguato per poter far male in una finale di Champions al City, che comunque ieri ha perso i calci di rigore proprio con l'errore dal dischetto di Rodri che ha deciso la finale di Champions League. Quindi no, penso proprio che possano stare ben tranquilli. Chiudo su questo argomento dicendo che se c'è una squadra, nel caso in cui la Juventus effettivamente abbia iniziato a dialogare con Lukaku fuori dal regolamento, e quindi nel caso ci saranno delle conseguenze che giustamente andrà a pagare la Juventus, se c'è una squadra che deve arrabbiarsi non è l'Inter, perché l'Inter non detiene il diritto alle prestazioni sportive del cartellino di Romelu Lukaku, bensì il Chelsea. Quindi se c'è una squadra che deve arrabbiarsi per questa cosa non è l'Inter ma il Chelsea. Questo chiude un po' il discorso. Poi il fatto che Lukaku giochi nell'Inter, il fatto che Lukaku non sia questo grandissimo professionista, ecco, su questo sono assolutamente d'accordo, ma un regolamento non è stato fatto a danno dell'Inter. Se è stato violato il regolamento non è stato un danno per l'Inter, è stato un danno per il Chelsea. João Félix in Arabia? Questa è la nuova indiscrezione che stiamo leggendo.
offerte su offerte, milioni su milioni di ingaggio a un giocatore molto giovane. Adesso va, anzi non vado a memoria perché poi dico un'eresia, Joao Felix, ma deve essere molto giovane, 99, ecco, avrei detto 2000, avrei sbagliato di un anno, come l'altro giorno ho sbagliato su Kessié, perché avevo detto dovrebbe essere del 95, no, invece del dicembre del 96, quindi praticamente un 97. Già Kessié mi ha fatto un po' storcere il naso, perché dici, è sulla falsa riga di Milinkovic-Savic che è un 95, nel piano della carriera questi vanno a fare il trasferimento in Arabia, che ambizione c'è? Se iniziano a trattare anche giocatori come Joao Felix, qui ragazzi rischiamo di chiudere baracche e burattini molto presto. Noi siamo qui a farci i problemi su quando Lukaku e la Juve sono entrati in contatto. Noi siamo qua a farci problemi su Lukaku che potrebbe essere stato destabilizzato da questo contatto della Juve per la finale di Champions. Noi siamo qui a farci dei problemi e a chiederci chi c'è dietro il nome dell'Atalanta che acquista Scamacca. Ma qui il calcio rischia di saltare da un momento all'altro. Se non facciamo tutti un passo indietro rispetto alle dosi di veleno che sono state lanciate negli ultimi anni, anche a discapito di quella che dovrebbe essere l'informazione sportiva o il contatto sportivo giusto con le community, e non facciamo un passo in avanti verso quello che è, quello che serve al nostro calcio, qui chiudiamo baracche e burattini e aperta, chiusa parentesi, poi ce lo meritiamo pure. Poi ce lo meritiamo pure. Cioè qui non iniziamo a ragionare che Facundo Gonzalez di turno sono le operazioni che deve fare la Juventus, l'Inter, il Milan, il Napoli, la Fiorentina, la Roma, la Lazio e tutte le altre che rimangono in Serie A da tante stagioni. Qui rischiamo di chiudere di brutto. Perché? Perché se i top nomi a livello mondiale non ce li possiamo permettere, perché la Premier League va a facogitarli, e perché se le altre leghe sono al nostro livello però ci sono eccellenze come il Real Madrid, PSG, Bayern Monaco, il Barcellona di tanto in tanto, e quindi noi non possiamo più competere con la Premier League o queste squadre che sono grandi all'interno di campionati che bene o male non sono giganteschi come la Premier, e che una volta i giocatori, che ne so, i Kanté, i Benzema e questi giocatori qua, che terminata la carriera a parametro zero venivano tranquillamente a 30 anni in Serie A, che ne so, i Dani Alves, i Khedira, ma banalmente anche gli stessi Cristiano Ronaldo a suon di milioni di euro all'interno di una squadra che, come la Juve, che era a quei livelli lì comunque, a quei livelli lì di quelle grandi nei campionati non enormi, che è esattamente la situazione in cui era la Juve qualche anno fa. Qui chiudiamo tutto, perché se non possiamo prendere il meglio sul mercato, perché lo prendono quegli altri, e non possiamo prendere neanche più l'usato sicuro, perché lo prendono quegli altri, qui c'è una sola strada: ritornare a crearsi il talento in casa. Perché se no questa Lega, che già oggi è una farm league, questa Lega calcio in Italia è destinato a chiudere, a fallire, a non far più girare i soldi che permettevano di rimanere in piedi questa baracca. Ma poi il discorso, il problema non si verifica mica più sul fatto che poverino il calciatore in Italia non può più prendere 10 e si accontenterà di prendere 7 oggi e magari 5 tra qualche anno e magari 3 tra qualche altro anno ancora. Il problema qui si basa sul fatto che se il calcio non funziona più, se i giocatori non vengono più, se i tifosi non sono più al centro dei discorsi e magari non vogliono andare allo stadio o pagare degli abbonamenti delle pay tv, che stanno aumentando gli abbonamenti delle pay tv perché ci sono dei monopoli, perché i diritti tv sono gestiti con un calcio in culo alla passione dei tifosi, questo va detto con grande chiarezza, si sta cercando di mungere una vacca sempre più, anzi sempre meno grassa. Cosa significa? Che le famiglie che lavorano, le persone comuni che lavorano all'interno del mondo del calcio, lo steward, il giardiniere, il fisioterapista della squadra, dopo devi fare dei tagli anche lì, e chi ci rimette? Non io, non Luca, anche, insieme a tutti voi, perché il mondo del calcio è un mondo magico di passione, di amore, di felicità, di gioia, di divertimento, tutto quello che è sempre stato, ma è un mondo nel quale tante famiglie italiane riescono a trovare lo stipendio per arrivare a fine del mese. E qua invece sembra che le priorità siano tante altre, sembra che le priorità siano decisamente differenti. Quindi se non cambiamo la mentalità in questo momento di emergenza, in cui c'è un mostro chiamato Premier League e c'è un nuovo mostro chiamato
ti do tutti i soldi che vuoi, vieni a giocare da me anche se non ho mai avuto un campionato competitivo nella mia vita, e rimaniamo noi in mezzo, se noi non ci svegliamo, noi italiani, partire dalla FIGC e da tutto quello che è la gestione del calcio in Italia, a seguire a ruota libera tutti i dirigenti delle squadre italiane, qui in 10 anni non gioca più nessuno a pallone. È ora di rimettere in strada i ragazzini a giocare a pallone, perché sempre meno talenti vengono fuori in Italia, sempre meno. Quindi iniziamo, ripartiamo da quelle cose lì, ripartiamo dalle scuole calcio, ripartiamo nel pagare le persone che vogliono lavorare con i nostri ragazzi, piuttosto che dirgli ma sì dai, tanto è un passatempo, ti diverti, vieni ad allenare i ragazzini. Iniziamo a pagare le persone che dedicano del tempo ai bambini che vogliono giocare a calcio sognando di diventare calciatori, perché se il calcio, lo sport passa in secondo piano, è un attimo che le nuove generazioni fra 10 anni non siano più attratte da questo mondo e vadano a cercare tutto un altro interesse. Parliamone adesso finché siamo in tempo, non piangiamo dopo dicendo ah ma com'è possibile.